questa mostra, per questa mostra che potete vedere all'aperta per tantissimo tempo. Due parole prima di iniziare appunto, la visione di questo documentario. Noi abbiamo, come Comando Loco, con l'associazione Fabius e anche con gli amici di Sorrentino nel mondo, con l'amministrazione, abbiamo già iniziato questo percorso sui 150 anni e abbiamo iniziato già a novembre scorso con una conferenza di Alessandro Romano e con una mostra documentaria molto bella, quindi che abbiamo iniziato questo percorso. Poi abbiamo realizzato una mostra dell'archivio di Stato di Foggia, quindi dei documenti ufficiali, tra virgolette ufficiali, sul risorgimento, quindi tutto quello che l'archivio di Stato aveva su questo evento. E l'abbiamo fatta con questa mostra che andava dal 1960 al 1965 sulla Capitanata, quindi i primi anni c'è subito a cavallo. Visto che abbiamo il piacere di averlo qui stasera ospite, al sindaco di Sant'Agata e il senatore Nori. Poi abbiamo anche l'amico Pino Marino, che è responsabile dell'associazione D'Aula 2 Sicilia per quanto riguarda questo concetto della ricerca della verità storica. Credo che qualche parola di circostanza con tutti quanti lavorano, per cui io passo direttamente a loro. Beh, diciamo che questo film questa sera non vuole essere la storia dei diritti, vuole essere soltanto un tentativo di farci conoscere quella che era la realtà del Sud. Perché guardate, noi abbiamo così seguito una storiografia che era piuttosto faziosa nei confronti non del Sud, ma di noi gente del Sud. Poi immaginate che in epoca positivistica c'erano anche dei criminologi come Garofalo che affermavano che nel Sud c'era una sorta di antropologia delle delinquenze nate, cioè che la misura ma Garofalo proprio scrisse un libro su questo, che praticamente che cosa era, che cosa consisteva? Che nel Sud si presentava una certa fisionomica, cioè il viso, la testa, la curva del naso, eccetera, che stava a stabilire che nel mezzogiorno nascevano i delinquenti, strutturati, non che diventavano, no, erano fisicamente criminali. Allora voi immaginate qual è stato l'approccio con il mezzogiorno. Che cosa è avvenuto poi successivamente? Che anche certe polemiche del nord verso il sud nascevano da una lettura della storiografia che non teneva conto di quella che era la realtà. Guardate, il sud è stato sostanzialmente l'innovatore della storia. Se voi pensate soltanto, qui siamo in Castello Pedrugiano, se voi pensate soltanto a che cosa è stato Federico VI, alla modernità del suo approccio con i problemi che in quel momento storico si ponevano. Federico II sostanzialmente nel sud fu quello che affermò per primo la statualità del mezzogiorno. Immaginate che la prima università statale nel mezzogiorno fu l'Università di Napoli, che proprio per questo fu definita Università Federiciana. Ed ora passiamo al Settecento, perché se non si comprende il Settecento non si comprende poi cosa fu il Sud del Mondo. Il Settecento fu nel Mezzogiorno, fu una fase storica di grande rinnovamento, fu una fase storica che vide l'intellettualità del Sud tutta schierata dalla parte del rinnovamento dello Stato, dell'economia, delle strutture burocratiche. Quindi quando si dice il Sud arretrato, il Sud che non aveva strutture, il Sud come struttura quasi neofeudale, si affermano delle verità storiche, tra virgolette, che non corrispondevano alla realtà.
Quindi nel Settecento ci fu questo grande processo di rinnovamento e la monarchia, per esempio, di Carlo III fu una monarchia illuminata. Pensate che a Napoli il cosiddetto ospedale dei poveri era una struttura che ospitava qualcosa come 3.000 persone, cioè lo Stato ci faceva carico delle condizioni di salute di 3.000 persone, era una sorta di policlinico. E immaginate anche che cos'era questo. Quanti di voi sanno, per esempio, che esistevano impianti siderurgici in Calabria? Tutti quanti noi siamo stati nelle scuole informati circa che cosa? Circa la arretratezza della Calabria, che non ha mai conosciuto un processo di industrializzazione. Non è vero, impianti siderurgici esistevano in Calabria. Poi immaginate un altro elemento di innovazione. Se davvero il regno di Napoli fosse stato così arretrato, perché imprenditori inglesi, perché imprenditori svizzeri venivano a investire nel sud? Vi faccio un esempio. Nel mio ex collegio, quello di Piedimonte Matese, un imprenditore svizzero creò le cosiddette manifatture cotoniere del Matese. E nessuno potrebbe mai immaginare che nel Matese, a Piedimonte e Matese, ci fosse uno stabilimento con 2.700 dipendenti. E la metà di quei dipendenti erano donne, cioè in una zona ritenuta arretrata dell'Alto Casertano esisteva una classe operaia femminile. Ecco quindi la parte ignorata del Mezzogiorno. Ancora un esempio, c'erano i cantieri navali di Castellammare. In genere si dice, ma questi del Mezzogiorno portano come esempio la prima ferrovia, Napoli Portici, in realtà era la ferrovia che serviva al re per andare alla reggia di Portici. Non è vero. Cioè il regno di Napoli era un regno modernizzatore. A San Leucio si producevano le migliori sedi d'Europa. E immaginate che a San Leucio si sperimentò per la prima volta la partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'azienda, cioè una forma di moderna socializzazione. Ecco, vedo una bella materia, quindi un ringraziamento a voi che siete intervenuti, sempre quindi un argomento è interessante. Dopo quello che ha detto il senatore Novi, non possiamo dire niente, solo possiamo dire che è giusto che veniamo a conoscenza di certe situazioni. A noi la storia ce l'hanno insegnata in un altro modo. Si è venuto a conoscenza un po' da poco o da molto tempo di tante situazioni, da quando praticamente gli archivi sono stati un poco aperti, non tutti, ma qualcosa è venuta fuori e in questo modo siamo venuti a conoscenza di tante situazioni. Abbiamo appreso che l'Unità d'Italia è stato un saccheggio per i regionali ed è stata un'invasione. Comunque, al di là di tutto questo, il dibattito attuale è quello se effettivamente è avvenuta l'Unità d'Italia o meno. Io dire che comunque l'Unità d'Italia si potrà avere solo quando non ci sarà più una questione meridionale. Se non si risolve la questione meridionale, che è sempre aperta, secondo me l'Unità d'Italia reale e effettiva. Due parole all'amico Pino Marino. Praticamente questa serata nasce su invito proprio del presidente dell'associazione Dauna Due Sicilie, il quale siamo amici da tanti anni, da tanto tempo, condividiamo
certe passioni come quelle che ci vedono qui questa sera, e lui qualche tempo fa ci ha invitato a fare, a tenere questa serata, e dopo una serie di altri incontri che aveva all'interno di Macerato, questa sera siamo qua. No, se... Sì, due parole, giusto, sì, per ringraziare tutta la comunità di Sant'Agata per questa ospitalità, tra l'altro in questo posto bellissimo, che non conoscevo, ammetto l'ignoranza, a volte noi andiamo all'estero, all'estero o estero, perché già Milano per noi. L'estero è l'estero estero, quindi ringrazio il sindaco, il senatore per le belle parole, che ha detto già quasi tutto, potremmo anche andare via perché praticamente ha detto tutto. Scopriremo anche qualche altra cosa in più, ad esempio che il nostro regno era il terzo paese d'Europa, l'ha detto il senatore, e ad esempio una cosa che non c'era... Napoli era la terza capitale d'Europa, erano Parigi, Londra e Napoli. Sì. Anche come sviluppo industriale, sembrerà assurdo, ma se si vedono i dati che li vedremo, scopriremo cose veramente mai sognate da nessuno di noi, e soprattutto una grande bugia, che i Borboni non erano dei regnanti oppressivi, come si può dire. Io non rubo altro spazio, vi auguro buona visione e grazie per l'ospitalità.